è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dello 0,88%, archiviando la giornata a 27.105,2 punti. Affonda sul mercato Shenzhen, che esibisce un meno 3,24% e chiude la seduta a 10.401,8 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente. Piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,45%. Performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,37%. Composta Parigi, che cresce di un modesto più 0,66%. Apprezzabile rialzo, più 1,20%, a Milano per il comparto utility. Seduta positiva per Ascopiave, che avanza bene dell'1,83%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, nel Regno Unito annunciate le vendite al dettaglio su base annuale, pari a meno 6,1%. Su base mensile, lo stesso dato si attesta su 0,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di vendita casa esistenti e del leading indicator.